Matteo Dei Cazzo. Esatto. Esatto. E immagino che il nome sia stato scelto per mettere in difficoltà chiunque lo pronunci. In realtà noi non pensavamo che poi in effetti un giorno avremmo fatto delle interviste, quindi l'abbiamo scelto così, un po' per scherzare, un po' per gioco. E prima di parlare di musica, qualcuno vi ha detto ma perché non cambiate nome? Sì. Ce l'hanno detto e fortunatamente si sbagliavano, perché invece è una forza questo nome. Perfetto. Detto questo, com'è andata? È andata molto bene, io mi sono divertito molto, non ho avuto tempo di emozionarmi in realtà e credo che abbiamo anche suonato bene, ci dicevano che anche in televisione è andata bene, quindi vuol dire, cioè se in televisione abbiamo suonato bene vuol dire che abbiamo suonato bene. No, anche perché poi l'acustica qua è, cioè, per voi che suonate di solito è impossibile. Devo dire, il suono sul palco è potente, però io non capivo bene la tonalità. Esatto. Quindi sono andato un po' così alla cieca. Senti, è uscito da relativamente poco il vostro disco, diciamo. Sì. Più o meno, insomma. E quindi come sentite che sta crescendo? Io sinceramente ho delle good vibrations, quindi va tutto sempre per il meglio. L'audience sta crescendo, suoniamo un po' in tutta Italia, quindi tutto va bene, abbiamo delle scadenze prossimamente importanti, abbiamo un sacco di festival quest'estate a cui parteciperemo. Vedo che la gente ci segue. I media sono sempre un po' così, un po' in ritardo. Arrivano. Forse per il nome. Per il nome, ma anche secondo me per inerzia. Probabile. Senti, cosa stai diciamo imparando da uscita del disco, questa tutta serie di concerti e con oggi come culmine, che userai per le, che userete poi per le vostre prossime cose, per il disco completo? Sto imparando che qualsiasi cosa tu faccia, se la porti alle estreme conseguenze, va sempre bene. Perfetto, allora io ti dico grazie ai cazzo. Sì, meno male non l'hai detto alla romana. No, cioè, avrei potuto farlo. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie a te. Grazie.